Vigilando sempre e continuando a progettare per attrarre finanziamenti e creare sviluppo e lavoro, lavoro e sviluppo, perché è di questo che tutti abbiamo bisogno. Ma per fare questo dobbiamo in questi 5 anni agire sulla formazione alla politica e alla cittadinanza attiva, accogliendo tutte le proposte per esempio di una città solidale che da poco sono giunte a tutti i candidati sindaco da parte di cittadini che si organizzano e che dicono che la città ha bisogno di una solidarietà e di una disponibilità e di un cuore aperto. Tutto questo è possibile? Sì, si può. Se cuore e ragione cammineranno insieme, si può, perché da questa piazza sono passati autorevoli rappresentanti del centrodestra. In questa piazza abbiamo incontrato Nichi Vendola, a tutti la futura amministrazione si rivolge per chiedere attenzione ed impegno per la città di Galatina, che saprà accogliere e valorizzare tutto il bene che verrà dando visibilità politica a tutti, ma Galatina ha catene da rompere e consentitevi di finire in questa maniera, forse facendo ricorso alla poesia, sì alla poesia. Il grande Salvatore Quasimodo nel 1956 diceva che forse al Sud sta nascendo la permanenza della poesia, perché il Sud ha delle catene da spezzare. Cari cittadini miei, il Sud, Galatina, è ancora incatenata, c'è ancora bisogno di poesia, e la poesia può più della filosofia, la poesia può più dell'oratoria, può più delle promesse, la poesia è accompagnamento vero, reale. È l'ora di crescere, ha detto Nichi Vendola ieri a Lecce, e noi diciamo qui è l'ora di cambiare il modo di fare politica, è l'ora di amministrare la città, di essere protagonisti, e per fare ciò siamo tutti chiamati in piena libertà, in piena coscienza, in piena responsabilità. È questo che noi vi chiediamo questa sera, vi facciamo un appello sentito a votare, perché il voto è la prima partecipazione. Abbiate fiducia, provate ad avere fiducia almeno per i prossimi 5 anni, per questa nostra città. Abbiamo diritto, avete diritto a scegliere il futuro della vostra città, non rinunciate, perché soltanto insieme potremo credere, operare, agire, realizzare il nostro progetto di una città grande come Galatina, di una città bella, di una città che è stata violata, tradita, appannata. Siamo stanchi di essere l'ombelico del Salento, siamo stanchi di un'immagine di vecchia signora del Rinascimento, siamo orgogliosi delle nostre radici, ma crediamo che la rinascita passi qui ed ora, oggi, dalle scelte che ciascuno di noi, ciascuno di voi farà. E quindi veramente ora ci sentiamo essere il tallone d'Italia, ma veramente l'ultimo, parte di quel tallone emarginato ed emarginante. Noi crediamo che insieme potremo dare a questa nostra città un futuro veramente bello. E io questa sera vi ringrazio di cuore, vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio tutti questi che stanno qui vicino a me, e io sono convinta che insieme un futuro bellissimo per questa nostra città è possibile. Grazie a tutti.